Vincitore Grande Fratello VIP 2018, il favorito di questa edizione è lo chef Mainardi. Lunedì 10 dicembre la finalissima del GF VIP su Canale 5, in cima alle preferenze ci sarebbe Andrea Mainardi. Il Grande Fratello VIP 3 si avvia verso il gran finale. Il prossimo lunedì 10 dicembre andrà in onda in prime time l'ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, durante la quale verrà proclamato il trionfatore assoluto di quest'anno, che si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro in gettoni d'oro. Ovviamente, in queste ore sul web e sui social impazzano i sondaggi circa il nome del favorito per la vittoria dell'edizione di quest'anno. Al momento, in pole position ci sarebbe lo chef Andrea Mainardi. La finale del Grande Fratello VIP, Andrea e Walter favoriti per la vittoria. Il giovane chef, famoso per le sue partecipazioni alla prova del cuoco con Antonella Clerici, al momento sarebbe il super favorito del mondo social. In moltissimi, infatti, hanno apprezzato la sua genuinità e il suo essere sincero e disponibile all'interno della casa di Cinecittà con tutti i suoi compagni d'avventura. Per questo motivo, in molti sarebbero pronti a sostenerlo verso la vittoria finale che, qualora si verificasse, sarebbe un vero e proprio colpo di scena, già che tra i finalisti c'è anche Francesco Monte, il quale può contare su un nutrito esercito di fan, video virgola sui social network. Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne, che al GF VIP ha avuto modo di riscattarsi dopo le polemiche e il presunto scandalo del Cannagate all'Isola dei Famosi, non sarebbe tra i concorrenti favoriti per portarsi a casa il premio finale di 100.000 euro messo in palio dalla produzione del reality show. Infatti, il secondo nome accreditato per la vittoria finale del GF VIP 3 sarebbe quello di Walter Nudo, che in passato ha già trionfato ad un reality show. In molti, infatti, ricorderanno che l'attore di origini canadesi è stato il primo, storico vincitore dell'Isola dei Famosi targata Simona Ventura, in quell'occasione, riuscì a conquistare il titolo dopo aver trascorso un lungo periodo sull'isola solitaria. Si chiude un'edizione difficile per il GF VIP 3. Al momento, quindi, stando ai pronostici social, la sfida per il successo al Grande Fratello VIP potrebbe avere come protagonisti Walter Nudo e Andrea Mainardi, video, il verdetto finale, però, lo scopriremo soltanto il prossimo lunedì sera in diretta su Canale 5. La terza edizione del programma non ha mancato di riservare diversi colpi di scena ma, nonostante ciò, gli ascolti non sono stati sempre entusiasmanti. Il GF VIP, infatti, si è stabilizzato su una media di 3.5 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 21. Un risultato indubbiamente lontano dai fasti dello scorso anno, quando il reality era riuscito a toccare anche punte del 28 di share.